Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Stiamo avvicinandoci alla Pasqua, per cui cominciamo a riflettere su quello che è stato il dono di quella tomba vuota. Immaginatevi di avere un familiare molto ammalato, che rischia di perdere la vita. E sapete che c'è qualcuno che può salvarlo, uno specialista, una persona che ha fatto già tanto per le persone e continua a farne, e quello specialista è proprio vostro amico. Ed è la prima, Giovanni 11 dal versetto 1 al versetto 3. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Maria e Marta stavano affrontando questa situazione. Sanno che Gesù ha ridato la vista ai ciechi, ha guarito i lebbrosi, ha scacciato demoni da indemoniati, e attenzione, tutte queste le ha fatte su persone che lui aveva conosciuto per 5 minuti prima. Erano in una certa maniera degli estranei, ma Lazzaro non era estraneo. Lazzaro era un amico. Marta e Maria e Lazzaro erano di famiglia per Gesù. Gesù più di una volta si era fermato a mangiare a casa di Maria, Marta e Lazzaro. Gesù era stato lì per i fine settimana a condividere con Marta, Maria e Lazzaro la parola, la tavola, ogni gesto. Così sembra naturale che lui intervenga, è un amico. Ma Gesù non interviene, anzi deliberatamente si rifiuta di andare. E in una certa maniera minimizza la gravità della situazione. Vediamo la prossima. Giovanni 11, versetto 4. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E così accade quello che Marta e Maria temevano, quello che chiamando Gesù volevano evitare. Prossimo. Giovanni 11, 17, poi 21 e 22. Gesù dunque, arrivato, trovò Lazzaro, che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Maria dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Come si saranno sentite Maria e Marta? Come si saranno sentite? Confuse? Deluse? Arrabbiate? Un po' imbrogliate? Perché Gesù non aveva guarito Lazzaro e non era stato nemmeno al suo funerale, erano passati 4 giorni. Quando Gesù arriva a Betania, da 4 giorni Lazzaro era dentro una tomba, chiuso. È passata un'intera settimana da quando Gesù ha ricevuto la notizia che Lazzaro era gravemente ammalato. Lazzaro è morto 4 giorni fa e Gesù stava 4 giorni di cammino. Non ce l'avrebbe fatta ad arrivare in tempo. Però un attimo, Gesù non è vero che aveva guarito il servo del centurione a distanza? Perché non l'ha fatto adesso? E in realtà se lo chiedono anche le persone lì attorno. E alla prossima, Giovanni 11, 37. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Sono convinto che se lo erano chiesti anche Marta e Maria. Marta aveva detto appunto: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Perché? Ti suona familiare? Vi suona familiare? Le parole della folla non sembrano anche le mie e le tue, le vostre? Parole che abbiamo detto ad alta voce oppure abbiamo pensato nella nostra mente
davanti ai momenti bui delle nostre vite. Dio, se avessi fatto il tuo lavoro, questa situazione non sarebbe accaduta. Se tu avessi usato il tuo potere, non saremmo in questa situazione. Ero bisognoso, ero bisognosa, e tu non ti sei fatto vivo. Nel bene o nel male, anche se siamo credenti, qualche volta ci sono passate queste cose nella testa. Dio, perché non intervieni? Dio, perché non sei presente? Dio, perché non fai qualcosa? Non c'è bisogno di stare davanti a una tomba o di assistere alla malattia di un caro o alla nostra stessa malattia per avere pensieri di questo genere. Bastano avere eventi più piccoli, inciampi quotidiani per dirle o pensarle. Delusione, dolore, confusione si presenta in ogni forma. Abbiamo fede, preghiamo, leggiamo la Bibbia, veniamo la domenica in chiesa, ci impegniamo verso il prossimo, siamo leali, siamo veritieri. Perché allora Gesù si volta dall'altra parte e non fa nulla? Dov'è Gesù quando abbiamo bisogno? E anche noi facciamo nostre le parole di Davide, dai, prossima. Salmo 13, versetti 1 e 2. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? La folla dice Gesù, la fede dice Gesù non ci deluderà mai. Il dolore dice mi sento deluso, mi sento delusa. Marta e Maria si sentivano così. Anche noi possiamo sentirci così. Giovanni 11, 23, 26. Gesù disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Vedete, Gesù non voleva soltanto guarire Lazzaro, ma voleva non solo guarire la malattia di Lazzaro. Il suo piano era enormemente più alto, più elevato. Mirava a dare una risposta totale per sempre a quello che succedeva, ai problemi della vita di Lazzaro e di tutti i Lazzaro che sarebbero seguiti e che avrebbero creduto in lui, come me e come te che mi ascolti oggi. Vedete, i momenti difficili non smentiscono l'amore di Dio. Le difficoltà non smentiscono che Gesù si preoccupi. Giovanni 11, 35 ci consegna il versetto più corto di tutta la Bibbia, ma il più ricco di significato per chi si trova nel bisogno, nella disperazione e nel dolore. 11, 35. No, questo. Gesù pianse. Ragazzi, se volete memorizzare un versetto, questo è facile. Giovanni 11, 35. Somma il versetto a memoria. Gesù pianse. Gesù è l'Emmanuele, colui che abbiamo celebrato a Natale. Il Dio con noi, non solo nella gioia, non solo nella festa, ma anche e soprattutto nei momenti bui. Il Figlio di Dio piange con noi, piange il nostro dolore, sente il nostro dolore. Isaia, più di 700 anni prima, lo aveva descritto così. Mi date la prossima? Isaia 53, versetto 3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Gesù è l'uomo dei dolori. È colui che salirà alla croce per spezzare ogni dolore e dare una nuova vita, perché la sua morte divenga una porta, un portale attraverso cui potranno passare tutti coloro che crederanno in lui. Ma all'epoca della morte di Lazzaro,
all'epoca della morte di Lazzaro, la sua morte e la sua resurrezione, la morte e resurrezione di Gesù, dovevano ancora avvenire. Nessuno conosceva ancora la potenza della croce. Ora, più di una volta mi sono chiesto: perché piange Gesù? Perché piange? Sapeva perfettamente che quello che avrebbe fatto, sapeva che Lazzaro stava per risuscitare. Piange per l'amico morto? O forse per la tristezza che vede negli occhi di Marta e Maria? O perché vede la gente là attorno? Anche coloro che, anche se lo conoscono e lo amano, che si fermano a vedere ciò che è nella tomba, ciò che c'è ora e non quello che ci sarà. Non lo so, non lo so. Ed è la prossima. Credi tu questo? Mentre la gente lo critica perché lui è arrivato in ritardo per il miracolo, potrebbe arrivare prima Gesù, è come se lui dicesse: aspettate un attimo, qui in gioco c'è molto di più, non la vita, ma la vita, quella scritta con la A maiuscola, quella eterna. Io sono la resurrezione e la vita. Credi tu questo? Ci preoccupiamo di tante cose, dei nostri matrimoni, dei nostri figli, della carriera, della posizione sociale, del lavoro, dei soldi. Siamo occupati e preoccupati di tante cose durante le nostre giornate. Diamo priorità a tutto, tutto c'ha priorità, ma dimentichiamo la parte più importante. Marta lo aveva appreso da Gesù quale fosse la parte importante. Mi date la prossima. Luca 10, versetti da 39 a 41. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Dovremmo essere più Maria, fermarci ad ascoltare il Maestro di più, e ci dobbiamo essere tante e tanti Marta, indaffarati, indaffarate, preoccupati, sudati, lamentoni. Ah, dammi la mano, su, sono tutta sudata. Gesù davanti alla tomba del fratello stava ricordando a Marta, ancora una volta, perché Marta forse non aveva capito la precedente, la prospettiva eterna che le era sfuggita durante quella visita a casa sua. Ancora una volta le chiede di concentrarsi su quella. Mi date la prossima. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Attenzione al verbo che usa Gesù. Vedete? Io sono. Nell'originale greco il tempo in pratica è uguale a quello dell'italiano. Si chiama presente indicativo attivo e esprime un'azione che sta succedendo nel momento in cui l'attore la sta dicendo, nell'esatto momento in cui viene pronunciata. Non è io sarò la resurrezione e la vita, ma Gesù afferma a Marta: io sono la resurrezione e la vita. In questo momento, in questo esatto momento, tu puoi essere già risorta. Sta accadendo in questo momento. Ci credi, Marta? Ci credi che puoi ottenere questo se ti fidi e se ti affidi a me? Marta, Marco, Gianni, Giovanni. Gesù non si concentra solo sul superamento della morte, non solo sul superamento,
Gesù ci mostra come possiamo godere di questa vita per darci la forza di cui abbiamo bisogno, che è più che sufficiente per affrontare i nemici di questa vita. Nemici come il dubbio, nemici come la confusione, la delusione, la rabbia per il passato o per le ingiustizie subite. Nemici che cercano di trascinarci giù e di portarci via. Nemici che ci fanno dubitare se Gesù sia realmente interessato alla nostra vita e voglia coinvolgersi con i nostri dolori. A Gesù è vicino. Gesù promette una soluzione, non agli inciampi della vita, ma alla vita in sé. È quello che vuole cambiare, non l'inciampo, non la piccola cosa, ma la grande cosa, la vita. Promette che se ci focalizziamo sul dono eterno, sulla croce e su quella risurrezione che tra qualche settimana celebreremo, noi saremo vincitori. Mi date la prossima? Qui ho messo due versetti, lo stesso versetto in due versioni, una della Nuova Riveduta e uno della parafrasi, che ne fa la parola e vita, perché spiega meglio a mio avviso. Romani 8,37, Nuova Riveduta, dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E la parafrasi della parola e vita dice: ma anche se affrontiamo tutte queste cose, la vittoria schiacciante è nostra, grazie a Cristo che ci ha tanto amato da morire per noi. Non solo vincitori, ma più che vincitori. Una vittoria, dice la parafrasi, schiacciante. È un 7-0 a calcio, è un 6-0, 6-0, 6-0 a tennis, è un giro sul secondo in Formula 1. Quando ci serve di ricordarcelo? Quando non raggiungiamo i nostri obiettivi, quando le nostre aspettative non vengono soddisfatte, quando ci troviamo in quel luogo di delusione e di confusione, di perché proprio adesso, perché proprio a me. Attenzione, tutto quello che ho detto potrebbe portarti a pensare che Gesù non si occuperà praticamente mai di quello che ti accade, perché tanto mira al futuro, mira a darti la vita eterna, te l'ha già data se hai creduto in lui, per cui tutto quello che avviene passa, tanto è momentaneo e non interverrà mai. Ti prego, non lo pensare mai, non essere come Marta. Vieni alla prossima. Giovanni 11,39. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Gesù non si è occupato soltanto della tua vita futura, ma si occupa anche di questa vita. Si occupa anche di quello, dei tuoi problemi di tutti i giorni, dei momenti di crisi, del lavoro che non arriva, della malattia che piomba nella tua famiglia, della tomba chiusa, di un cadavere che puzza. Gesù intervenne nella vita di Marta e Maria. E come tutti sappiamo, Lazzaro visse di nuovo. E di nuovo morì. E di nuovo morì. Anche se era già risorto. Non sto parlando della sua resurrezione sulla terra, della sua resurrezione che era già avvenuta nel momento che lui aveva creduto in Cristo. Lui era già risorto, apparteneva a lui la resurrezione, era già al cospetto di Dio come credente. Immaginatevi di essere ammalati, di rischiare la vita, e non quella terrena, ma quella eterna, e di avere uno specialista che ha già vinto la morte per noi, e che quello specialista è il vostro amico, e di sapere che i momenti difficili non smentiscono l'amore di Dio, le difficoltà della vita non smentiscono il fatto che a Gesù importa di te. Gesù è
resurrezione e vita. Gesù sarà sempre lì al nostro fianco per noi. Ed è l'ultima. Credi tu questo? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di essere colui che è presente, colui che ha risolto già i problemi della vita e della morte, e che mi ha dato e che ci ha dato la vita eterna. Se tu che mi hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, ti prego di seguire questa mia preghiera e di pregarla dentro di te. Signore, io credo questo, che tu sei morto e sei risorto per donarmi la vita, che tu sei lì presente a me, a fianco, che piangi assieme a me nei miei problemi e che sei pronto ad intervenire, e non ti importa di quanto puzzi il cadavere che ho nella tomba, perché tu sei presente, sei un Dio che si cura di me, e tutto quello che mi accade è soltanto una momentanea, leggera afflizione, ma che il peso enorme della gloria della tua morte e tua resurrezione già è stampato nella mia anima, perché io già sono risorto, io già sono risorta, perché io credo questo. Amen.